Primo mese positivo per il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti in centro storico a Faenza. L'amministrazione comunale è soddisfatta dei risultati ottenuti e del livello di adattamento dei cittadini. Problematici sono stati i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, come era prevedibile, ma per il resto non sono state riscontrate criticità se non nel conferimento della carta. Il nuovo sistema di raccolta punta ad innalzare il livello di differenziata Faenza sopra l'80%. Si parte da poco più del 62%. A fine febbraio sarà il turno delle oltre 18.000 utenze del borgo e delle frazioni passare alle nuove modalità pensate per le singole aree. I cassonetti dell'indifferenziata sono pieni per metà, così a occhio, per come viene svuotata. Non abbiamo ancora i dati ufficiali, però devo dire la raccolta differenziata è aumentata significativamente. Quindi noi lo facevamo perché era veramente insostenibile la quantità di indifferenziata che produciamo ogni anno, a testa, ogni cittadino, bambini e anziani allettati compresi, produce 240 kg di indifferenziata freddo. È un numero troppo alto, quindi l'obiettivo era raggiungere livelli molto più bassi e aumentare la raccolta differenziata. Quindi bene, sono state consegnate il 75% delle carte smeraldo alle utenze domestiche, il 77% alle utenze non domestiche del centro storico, continua quindi a mantenere il cassonetto dell'indifferenziata aperto senza bisogno di tessera ancora per un po', ma direi che sta funzionando bene. Quando diventeranno appunto operative le tessere? Non ci corre dietro nessuno, nel senso che è una valutazione che facciamo durante questo primo periodo di rodaggio, ancora per tutto il mese di gennaio. Mi sento di dire che saranno qui aperte senza tessera. I problemi maggiori sono arrivati probabilmente dal conferimento della carta. E nelle prime settimane abbiamo visto un po' di scossoni, quindi era atteso. A me sembra che oggi il sistema funzioni, poi bisogna che tutti i cittadini si impegnino a conferire la carta, soprattutto i cartoni, compattati nella maniera più efficiente possibile, altrimenti è chiaro che un cartone intero rischia di saturare un cassonetto e non permettere agli altri di conferire. Però mi sembra che sia anche apprezzato sia dalle aziende che dai cittadini il fatto di poter conferire quando se ne ha necessità e non soltanto una volta a settimana. Ecco, invece ci sono ancora in centro storico alcuni vecchi cassonetti con l'avviso che appunto verranno rimossi. Quando verranno rimossi? In queste settimane.